Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali e ho avuto ed ho la fortuna di coordinare il tavolo sul linguaggio inclusivo che ha avuto questo compito di proporre una bozza di linee guida che appunto presentiamo questa mattina su impulso del Comitato Unico di Garanzia del nostro Ateneo. Adesso controlliamo se per caso si fosse collegato anche il rettore, che però ancora non mi pare di vedere. No. Posso allora intanto presentare le altre persone che sono insieme a me stamani. La dottoressa Maria Teresa Ferraro, che è la presidentessa appunto del nostro CUG. Nel frattempo vedo la scritta Eccolo. Francesco Frati, ecco, e vedo anche il nostro rettore. Buongiorno rettore, Buongiorno. benvenuto. E passerei subito la parola appunto al rettore per i suoi saluti. Lo sappiamo impegnato, lo ringraziamo molto per essere insieme a noi questa mattina. No, sono io a ringraziare voi. Grazie Alessandra, mi sentite bene? Mi auguro. Per aver organizzato questo momento di riflessione, per aver redatto le linee guida per un linguaggio amministrativo e istituzionale inclusivo che potranno entrare a far parte della nostra comunità. E noi speriamo che vi entrino a far parte non soltanto come uno dei tanti documenti che pubblichiamo sul nostro sito e a cui dobbiamo e che abbiamo a disposizione, qualcheduno di questi magari anche dimenticato, ma ci auguriamo che questo documento ne faccia parte ed entri a far parte della nostra comunità per ciò che contiene, non anzi, per il contenuto culturale che si porta dietro. È ovvio che il tema della parità di genere è un tema all'attenzione di tutti, è un tema, devo dire, all'attenzione di tutta la società ed è un tema all'attenzione del nostro particolare e ristretto sistema universitario italiano. Proprio in questi giorni, all'interno della CRUI si è costituito un ulteriore gruppo di lavoro sul tema della gender equality, coordinato dalla rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, con l'obiettivo di discutere e magari anche proporre miglioramenti normativi che abbiano l'obiettivo di condurre il sistema universitario verso una reale, concreta parificazione di tutte le colleghe e di tutti i colleghi, indipendentemente dal loro sesso. Come spesso si legge, qui dirò una banalità, il linguaggio è una delle espressioni della nostra socializzazione, forse più cruciale, più importante. E ovviamente ci si riferisce sia al linguaggio parlato che al linguaggio scritto. Ed allora, inevitabilmente, se questo percorso culturale va fatto, esso deve essere accompagnato da una rimodulazione dei linguaggi in tutte quelle zone dove è possibile. Sappiamo bene anche qual è il tipo di resistenza che qualche volta si trova nel adeguare l'uso del nostro linguaggio ad una forma più rispettosa della parità di genere e nella stragrande maggioranza dei casi è una forma di resistenza quasi passiva, stanca, annoiata, perché mi devo complicare la vita a dichiararmi
dire le studentesse e gli studenti quando ormai è acclarato che con il termine generico di studente si fa riferimento all'intera popolazione studentesca. E secondo me uno dei pregi di queste linee guida è proprio quello di trovare scorciatoie e di dimostrare a chi è scettico su questo terreno che molto si può fare e spesso lo si può fare in maniera molto semplice, banalmente con uno slash che tenga conto anche della desidenza femminile di un nome maschile che nel corrente uso viene utilizzato per definire l'intera popolazione di persone a cui ci si riferisce, siano essi i professori e le professoresse, gli studenti e le studentesse e qualsiasi altra sottogruppo di persone. Io però vorrei sottolineare che c'è un ulteriore passo che noi dovremmo compiere, che non è sempre facile da fare attraverso linee guida come queste sul genere e sul linguaggio. Ed è una forma ancora più subdola di sottovalutazione, quasi di approccio androcentrico, come viene descritto nel documento. Ed è quando noi si declina, per esempio, i titoli con cui ci si riferisce ai nostri interlocutori, alle nostre interlocutrici, in ragione del sesso. Io ricordo, e lo ammetto facendo autocritica, da giovane, forse studente o poco più che tale, di una professoressa del nostro Ateneo, di una professoressa del nostro dipartimento, la quale fece notare, devo dire in maniera molto educata, che non era corretto riferirsi ai docenti. Ed era una professoressa ordinaria, che non era corretto riferirsi ai docenti uomini con il termine di professore e alle docenti donne con il termine di signora. E questo io lo notai come una prassi alla quale non avevo fatto caso finché non mi fu fatto notare. Non ero io l'oggetto diretto della critica, però la dice lunga. Non si sta parlando di 2 secoli fa, si sta parlando al massimo di una trentina di anni fa. La dice lunga su come alcuni usi del linguaggio poi finiscano per essere stratificati. E devo dire, in quel caso specifico, il riferirsi alla professoressa con il termine di signora non era semplicemente una scorciatoia, no? Per evitare di dover dire tutte le volte studentesse e studenti, professoresse e professori, ma dietro di sé si portava dietro quasi un atteggiamento offensivo di superiorità, o meglio, induceva un elemento di inferiorità della professoressa di sesso femminile, che si chiamava signora rispetto ai professori di sesso maschile che si chiamavano professori. Ho raccontato questo aneddoto perché ci ho pensato mentre davo un'occhiata a queste linee guida ed ho pensato che quello è per me forse l'esempio più eclatante di un uso del linguaggio improprio con connotazioni fortemente discriminatorie. E ci ho riflettuto su quell'esempio lì ed ho cercato e me lo sono portato dietro durante la mia carriera. Spesso, spesso, e non credo di essere immune da errori da questo punto di vista. Ecco perché, senza colpevolizzare eccessivamente metodi di parlare che hanno evidentemente una storia alle spalle, è importante invece, attraverso i documenti, attraverso le riflessioni condivise, attraverso una forma di comunicazione più allargata possibile, ricordare a tutti quanto sia importante raggiungere questa parità che parta anche dal linguaggio e che spero arrivi anche
alla parità nei ruoli, alla parità stipendiale, a erodere un pochino quello zoccolo patriarcale che connota ancora la nostra società e che invece ne rappresenta o rischia di rappresentarne un peso. Noi siamo spesso molto orgogliosi della nostra lingua. La nostra lingua ha questa caratteristica di, a differenza per esempio dall'inglese, che è l'unica altra lingua che conosco bene, non mi potrei esprimere sulle altre. Bene. Che conosco decorosamente, non mi potrei esprimere sulle altre, dove magari, seppure in qualche caso le differenze, soprattutto nei pronomi personali, ci sono, poi per il resto ci sono particolari problemi di desinenze, delle parole, dei titoli, eccetera, eccetera. Però è vero che se siamo sempre molto orgogliosi della bellezza della nostra lingua, ecco. Questo orgoglio e questa bellezza ci impone uno sforzo maggiore affinché le differenze di genere non rappresentino una forma di discriminazione oggettivamente fastidiosa. Quindi ben venga questa riflessione, ben vengano linee guida, ben venga ogni altra iniziativa che si può portare avanti per far sì che questo aspetto non irrilevante del nostro essere società ed essere soggetti sociali, non contribuisca ad alimentare forme di discriminazione. Grazie. Grazie, grazie mille al nostro rettore. È un piacere sentirlo parlare di questi argomenti perché conferma la sensibilità dell'Ateneo nel suo complesso rispetto ai temi delle pari opportunità e della lotta alla discriminazione di genere, così come la lotta alle altre possibili discriminazioni. Lascerei ora la parola al direttore generale, il dottor Fidora, per il suo intervento. Sì, grazie Alessandra. Brevemente mi ricollego a quello che diceva la professoressa Viviani in merito all'attenzione, anche dimostrata dal rettore nelle sue parole, che pone l'Università di Siena nei confronti del tema. Attenzione che parte da un documento che gli organi di governo hanno approvato, parte ufficialmente, quantomeno con documenti scritti, insomma, da un documento che gli organi di governo hanno approvato nel 2019, che è il piano di azioni positive, all'interno del quale si inserisce proprio il filone, la filiera che sta portando per l'appunto all'adozione delle linee guida sul linguaggio di genere e sul linguaggio inclusivo. Devo dire che mi faccio i complimenti al tavolo che ha prodotto queste linee guida molto interessanti che puntano molto all'attenzione su modalità e mezzi di comunicazione finalizzati diciamo sia alla risoluzione o comunque ad offrire un approccio al problema linguistico in termini di parità. Però è chiaro che, come diceva il rettore, il tema è in parte questo, ma certamente è una maggiore sensibilizzazione per tutta la comunità accademica, ma in generale credo per tutta la società sul tema della parità, che spazia ovviamente sulle opportunità, sul livello retributivo. Insomma, numerosi studi dimostrano che effettivamente una parità vera su questa partita, anche e paradossalmente nel pubblico impiego, dove dovrebbe essere tutto molto più contrattualizzato, non c'è. Quindi è chiaro che è necessario certamente un linguaggio diverso come aumento di una percezione di un percorso da affrontare, ma sono fondamentali anche azioni positive per l'appunto, come il piano delle azioni positive. È fondamentale la formazione ed è fondamentale anche, secondo me, capire, e questo l'ha fatto credo molto bene il tavolo, si coglie nella premessa, ma devo dire che si coglie anche per un'ulteriore iniziativa che sta in questo momento, diciamo così, circolando in Ateneo, nel senso che
Si è partiti e credo che il tavolo abbia fatto una panoramica, o comunque ha ragionato sulla panoramica degli altri Atenei, su come si stanno muovendo gli altri Atenei, ma ancora di più nel momento in cui si stanno redigendo le linee guida, e colgo l'occasione per tutti quelli che non hanno fatto di parteciparvi, c'è anche una sorta di, come dire, monitoraggio o comunque un'indagine conoscitiva su quello che è la percezione di ognuno di noi sul tema. L'ho scorsa molto velocemente, nei giorni scorsi, anzi l'ho compilata, prima l'ho scorsa velocemente, poi l'ho compilata nei giorni scorsi, e devo dire che è chiaro che quello serve, è molto utile per avere una fotografia della percezione del come le persone si approcciano al problema. Le linee guida sul linguaggio sono anche sui documenti ufficiali, sono una parte del problema. È chiaro che è un inizio, ma credo che il percorso sia tutto ancora da tracciare, tutto ancora da percorrere, al fine di garantire quella sostanziale parità che è la cosa più importante da raggiungere, e possibilmente in tempi brevi. Diceva è una cosa su cui sono molto d'accordo, che paradossalmente si sta molto più andando verso una parità, cioè molto più andando, c'è cioè un percorso molto più tracciato verso una parità sostanziale, e invece la comunicazione o il modo di comunicare la parità è un po' più indietro, anche attraverso l'utilizzo delle forme lessicali che il documento analizza. Ecco, secondo me su questo il tavolo ha giustamente posto l'attenzione, e credo che lo debbano fare anche gli organi, auspicando il più presto possibile anche un'approvazione da parte degli organi delle linee guida, perché entrino proprio veramente nel comune sentire della comunità accademica tutta. Quindi io ringrazierei tutte le partecipanti al tavolo per l'ottimo lavoro fatto, e augurerei ovviamente buon lavoro per questo webinar, e rilascerei la parola a Alessandra. Grazie ancora. Grazie, grazie al direttore, grazie anche per le parole di apprezzamento del lavoro che abbiamo fatto insieme alle colleghe. Mi riallaccio brevissimamente a proposito di esperienze personali a quello che diceva il rettore. Devo dire che anche io, quando trovo il mio nome scritto e poi accanto professore ordinario, mi sento un po' in difficoltà, no? Perché ho avuto la fortuna, il privilegio di raggiungere questo obiettivo accademico, e mi piacerebbe che fosse coniugato al genere che mi appartiene, e non sempre è così. E, a questo punto io cedo volentieri la parola al presidente del CUG, la dottoressa Maria Teresa Ferraro, perché il nostro tavolo in realtà è un'emanazione, una conseguenza appunto del lavoro del CUG e di quel piano di azioni positive di cui ci parlava il direttore. Prego, Maria Teresa. Abbiamo un problema che non ti sentiamo in questo momento. Ora, mi sentite? Allora, Sì, molto buongiorno. bene. Buongiorno a tutti, sono Maria Teresa Ferraro, sono la presidente uscente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Quindi un acronimo molto ristretto, ma che definisce chiaramente le competenze di cui il CUG si deve occupare secondo indicazioni di un dettato normativo di una legge del 2010, la 183, che obbliga le pubbliche, dispone che le pubbliche amministrazioni costituiscano appunto questo comitato con funzioni che ingloba quello che in precedenza era stato attuato, veniva attuato dai comitati per le pari opportunità e dai comitati paritetici per il fenomeno del mobbing. E faccio questo preambolo perché comunque definisce chiaramente la legge gli ambiti e le competenze di cui occuparsi. Le competenze sono tutto ciò che riguarda qualsiasi forma di discriminazione, a partire appunto dalla discriminazione di genere, di età, di orientamento sessuale, religioso, etnia e così via,
contrasto a qualsiasi forma di violenze e di mobbing e al benessere organizzativo. Queste sono le competenze e i compiti che il CUG ha. E all'interno di questi compiti ci sono anche dei compiti propositivi. Compiti propositivi che appunto richiamano come prima azione, quella preliminare caratterizzante poi le azioni del CUG, quella di proporre ai vertici dell'amministrazione un piano triennale di azioni propositive, finalizzate appunto a complementare, a inserirsi negli ambiti appunto della discriminazione, del benessere e del contrasto a ogni forma di violenza. Così come gruppo, come CUG, quando ci siamo insediati e abbiamo iniziato a fare la nostra progettualità, la nostra progettazione, per la sezione pari opportunità e contrasto alle discriminazioni abbiamo individuato il progetto specifico che era quello proprio del linguaggio di genere, definendo proprio il linguaggio di genere un'opportunità di crescita. Cioè volevamo che venissero adottate le linee guida comuni per eliminare appunto discriminazioni di genere nell'ambito delle comunicazioni istituzionali e mediatiche. Qual era il nostro ragionamento? Qual è stato l'assunto, il punto di partenza? Siamo partiti dal presupposto che il linguaggio contribuisce ai cambiamenti, cioè volevamo uno strumento per quanto possibile efficace per facilitare la diffusione di una pratica linguistica più attenta e rispettosa alle differenze di genere. Il linguaggio, è scorretto pensare che il linguaggio neutro possa andare bene, perché il linguaggio deve rappresentare, deve essere uno strumento in cui si rappresenta la realtà che viviamo e quindi in questo caso mi permette anche di individuare degli stereotipi, stereotipi che a lungo andare, in modo subdolo, in modo inconscio, anche in modo non chiaro, però rappresentano o comunque stimolano delle disuguaglianze e quindi dalla disuguaglianza poi possono contribuire alla discriminazione. E quindi siamo partiti da questo presupposto, questa è stata l'idea per cui abbiamo iniziato a pensare di creare e di adottare o di ragionare proprio sul linguaggio di genere, perché tanto poi durante il corso del webinar verrà chiaramente definito e dettagliato. Sono ormai tanti gli enti, dalla CRUI al MIUR, alla Crusca. Esistono già delle linee guida belle pronte e definite, ma il problema, quello che si vuole fare, è proprio quello di fare un salto in più, un passaggio in più, affinché si instilli un po' la cultura della parità di genere. Ci siamo collegati anche a quello che era riportato nella Convenzione di Istanbul, nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica, che l'Italia ha accettato e ratificato nel 2013 e che continuiamo a mantenere come capisaldo nella nostra Costituzione. Ecco, la stessa Convenzione richiama e ribadisce come un cambiamento culturale deve avvenire solo con il superamento dei pregiudizi e degli stereotipi. Superando i pregiudizi e gli stereotipi e quindi riconoscendo le differenze di genere, riconoscendo la differenza di genere, è un primo passo proprio per prevenire anche la violenza di genere. È ovvio, è già stato detto molto sull'aspetto, quello degli obiettivi, insomma già il professor Frati e il direttore generale hanno sottolineato quello che c'è dietro al linguaggio di genere. Noi sappiamo anche, e lo vediamo in tante piccole testimonianze, dove molte volte anche quella facilità di dire ma non era necessario, ma è ovvio, ma è dato per scontato che la parità di genere c'è, in realtà invece nasconde ancora tanta resistenza, resistenza proprio ad accettare questo cambiamento proprio anche linguistico, che è molte volte banale e che dipende molto dalla sensibilità della persona. Allora, qual è il motivo per cui appunto siamo partiti come CUG da questo presupposto? Quello proprio di fare questo passaggio culturale, per cui cercando in qualche modo di instillare, di promuovere questo linguaggio di genere, sicuramente non arginerà
la forza, l'aggressività nelle situazioni in cui c'è degli stereotipi maschili, per non parlare appunto nei casi in cui si sfora la violenza di genere, ma comunque può e deve rappresentare un passo avanti, un passo culturale che ci porti in avanti per appunto superare questo gap e comunque definire bene l'importanza della differenza di genere. Questo è stato, era il nostro auspicio, auspicio per cui appunto abbiamo messo nel piano queste linee guida. L'amministrazione ha accettato di buon grado subito l'adozione di questo progetto, ha approvato questo progetto. E spero appunto che partiamo e anche noi come Ateneo diamo il nostro segnale culturale nell'ambito delle università, ma anche nell'ambito nazionale. Questo è il mio auspicio. Poi sul dettaglio dei tavoli ovviamente lascio la parola alla professoressa Viviani e agli altri relatori. Ecco. Grazie, grazie mille Maria Teresa. Devo dire che il CUG con la sua presidente sono stati di grande supporto per il nostro tavolo e quindi colgo questa occasione anche per ringraziarla personalmente. E a questo punto, noi vorremmo, raccontarvi un po' qual è stata la nostra esperienza nel tavolo e come siamo giunte, alla redazione di queste bozze di linee guida per il linguaggio inclusivo che appunto dovranno essere poi, ovviamente sottoposte al vaglio degli organi, dell'Ateneo per individuare le modalità migliori per la loro concreta attuazione. Per presentarvi il contenuto e le riflessioni sulle linee guida, abbiamo pensato di suddividerci un po' i compiti e quindi io inviterei per prima la dottoressa Di Rienzo a illustrare quelli che sono stati i passaggi iniziali e le riflessioni iniziali sulla definizione delle linee guida e del loro contenuto. Prego, Katia. Sì, buongiorno a tutte e tutti, grazie al magnifico rettore e al direttore generale. È veramente un piacere avervi qui con noi oggi e quindi desidero sinceramente esprimere il mio piacere nel vedervi qui, non solo nei saluti istituzionali, ma insomma per il vostro contributo. Grazie. Il mio sarà un intervento veramente molto molto breve e vorrei illustrarvi la metodologia che il tavolo si è voluto dare per giungere alla redazione delle linee guida. Noi come tavolo ci siamo mosse in tre step. Il primo passaggio è stato quello di andare a analizzare, studiare e a fotografare la situazione delle oltre 60 università italiane relativamente alle tematiche del genere, soffermandoci nello specifico sul linguaggio di genere come uno degli strumenti inclusivi, quindi come uno strumento di inclusività e di non discriminazione. Il secondo step che abbiamo fatto è stato quello di andare invece ad analizzare, studiare e introiettare quei principi e quei criteri che erano già stati espressi nelle linee guida per un linguaggio inclusivo del MIUR del 2018, nelle linee guida per l'uso di un linguaggio di genere nel linguaggio amministrativo del 2012, redatto dalla professoressa Cecilia Robustelli in collaborazione con l'Accademia della Crusca. E il terzo momento è stato quello di, come dire, studiare come le altre università avevano, redatto, in maniera proprio tecnica le loro linee guida e, sotto questo profilo abbiamo preso come punto di riferimento
l'Università di Padova con le sue linee guida del 2017 e le linee guida per un linguaggio rispettoso delle differenze dell'Università di Trento nel 2018. Mi soffermo solo brevemente su una, come dire, per illustrarvi cosa abbiamo visto dall'analisi, dalla fotografia delle nostre 67 università italiane. Abbiamo, come dire, è uscita fuori una fotografia un po' a macchia di leopardo, nel senso che le università italiane, con tempi, metodologie e politiche diverse, hanno affrontato il tema del linguaggio di genere come linguaggio inclusivo e non discriminatorio. E la maggior parte di queste università hanno adottato delle linee guida che facessero emergere in qualche modo come l'utilizzo di un linguaggio inclusivo significhi anche come dire, sviluppare politiche non discriminatorie. Il secondo elemento che abbiamo potuto evidenziare nel nostro studio del sistema universitario italiano è l'attenta sensibilizzazione che le università hanno sviluppato nel promuovere l'utilizzo di un linguaggio inclusivo e lo hanno fatto attraverso dei corsi di formazione, dei focus group o dei momenti di divulgazione non generalisti, ma pensati, progettati ed erogati in maniera diversa a seconda dei diversi pubblici di destinazione all'interno della propria comunità universitaria. Il terzo elemento che abbiamo intercettato nella nostra ricerca è l'azione di revisione degli atti amministrativi e degli atti normativi che erano già presenti all'interno delle università. Una revisione appunto che rispondesse ai principi di inclusione, di non discriminazione che le stesse università avevano adottato nell'adottare e nell'utilizzare le linee guida. Un ultimo, ma non per questo meno importante elemento che abbiamo riscontrato nel sistema universitario italiano è la promozione e l'adozione di linee guida per una pari opportunità dei generi nei convegni e in ogni altro evento in cui le università fanno parte. Questo in qualche modo rispondendo anche a una sollecitazione che l'Unione Europea ci ha fatto e continua a farci nella proposizione di azioni positive per il superamento della disparità di genere. Concludo questo mio brevissimo intervento con una piccola riflessione che è emersa proprio dallo studio che abbiamo fatto delle diverse realtà universitarie. Quello che emerge è che le università italiane hanno colto l'importanza del linguaggio inclusivo e ne hanno colto l'importanza non ascrivendola all'interno di una cornice che noi oggi potremmo definire del politicamente corretto, bensì hanno colto nel linguaggio inclusivo, nel linguaggio non discriminatorio, nel linguaggio non sessista, uno dei tanti strumenti capaci di promuovere un cambiamento culturale, un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di approccio all'altro e di cui ogni università si dovrebbe fare in qualche modo carico e promotrice. Quindi l'esperienza del nostro tavolo ci fa dire che un primo piccolo passo è stato fatto e il linguaggio inclusivo può essere inteso in questa maniera, auspicando, come diceva il direttore generale, il dottor Fidora, in ulteriori passi concreti affinché la parità dei generi non sia solamente formale, ma abbia anche una sostanzialità che
si riverbera poi nella qualità della vita delle persone. Grazie. Grazie, grazie mille, Katia. Come si diceva, appunto, quello che ha voluto fare il tavolo nella sua proposta di linee guida è quello di creare un documento che partisse dall'analisi delle buone pratiche già esistenti sul piano nazionale e che fornisse uno strumento che fosse uno strumento pratico che potesse essere utilizzato in maniera efficace, senza dover gravare in modo eccessivo sulla attività dell'amministrazione dell'Ateneo, di tutti i colleghi e di tutte le colleghe. Vi, se riesco, presento brevemente, vi faccio vedere, diciamo, fisicamente la bozza delle linee guida e vi illustro il loro contenuto. Come si diceva, siamo partite dall'analisi dei lavori che hanno riguardato il tema del linguaggio inclusivo dal punto di vista delle differenze di genere di Cecilia Robustelli e appunto le linee guida che sono state adottate anche dal MIUR. Abbiamo pensato di strutturare le linee guida suddividendole in tre parti principali. La prima parte, che è appunto l'introduzione della quale abbiamo parlato, una seconda parte che descrive quelli che sono i metodi e le strategie per modificare la comunicazione di cui ci si può avvalere per rendere il linguaggio e la comunicazione amministrativa all'interno dell'Ateneo sempre più inclusiva. E la terza parte riguarda degli esempi concreti di documenti che possono essere, anzi, che a nostro avviso devono essere rivisti. Come vedete anche dal numero delle pagine, abbiamo cercato di creare un documento che fosse il più snello possibile, proprio perché ci piacerebbe che questo fosse un documento che possa trovare una sua concreta applicazione nell'attività di tutti i giorni. E nella scelta degli esempi, diciamo così, di possibile riformulazione, ne abbiamo selezionati alcuni. Devo dire, c'era una discreta possibilità di scegliere, diciamo, fra i documenti presenti nel nostro Ateneo. Prendo questo, che è uno di quelli che abbiamo selezionato e che è il modulo che noi troviamo, che i nostri studenti e le nostre studentesse trovano al momento della redazione e presentazione della loro tesi di laurea, che come vedete è declinato tutto esclusivamente al maschile. Scusa, e Sandra, anche in questo caso, scusami se ti interrompo, colgo l'occasione. Sì. In codesta pagina forse c'è un refuso nell'intestazione, esempi 2, revisione del regolamento consiglio studentesco. Sì, è vero, l'ho notato anch'io. Sì. No, è assolutamente così. E quindi dicevo, questo è un esempio in cui in realtà effettuare il cambiamento, come vedete, come si prova a proporre, non è cosa complicata. Un altro documento simile è quello del momento della proclamazione, la formula della proclamazione dei nostri laureati e delle nostre laureate, che indica solo il termine dottore, no? La dichiaro dottore in, e che si usa spesso anche quando la persona che si laurea è una donna. Quindi veramente noi abbiamo pensato, qui ci sono altri esempi di circolari, ma un altro, ad esempio,
ipotesi, no? È il nome con cui sono definiti i nostri uffici, che si chiamano Ufficio Servizi agli Studenti, quando invece forse sarebbe più corretto la dizione Ufficio Servizi alla Comunità Studentesca. Ora, naturalmente ci terrei a dire due cose che vorrei sottolineare. La prima è: queste linee guida sono una proposta, sono uno strumento che noi ci auguriamo flessibile, perché non pensiamo che debbano essere, come dire, scritte nella pietra e rigidamente applicate. Si tratta di suggerimenti, spesso suggerimenti pratici e concreti, per come si può cominciare a modificare il linguaggio, si può cominciare a ragionare in termini diversi, perché alla fine l'uso delle parole, o meglio, dietro l'uso delle parole ci sta un ragionamento, ci sta un approccio, come diceva Katia. Quindi queste linee guida con il tempo potranno senz'altro essere riviste, aggiornate, modificate e adattate all'uso dei differenti uffici, delle differenti situazioni, delle differenti necessità di comunicazione. E anche il sondaggio al quale faceva riferimento il direttore, nella idea del tavolo, doveva essere proprio l'occasione, come quella di stamani, di stimolare un dibattito all'interno della nostra comunità, affinché appunto alle parole possano seguire anche sempre più concrete azioni di cambiamento. Lascerei la parola alla collega Alessandra Romano a questo punto per il suo intervento. Prego, Alessandra. Grazie mille professoressa Viviani, buongiorno, saluto il magnifico rettore e il direttore generale e soprattutto i presenti che sono qui e che appunto ci fanno l'attenzione di essere presenti in questo incontro. Spero mi sentiate bene, cercherò di essere breve anche perché in realtà alcune delle considerazioni che volevo offrire rispetto allo studio che abbiamo fatto per la costruzione di questo documento sono state già esposte da chi mi ha preceduto e intendo precisare alcune precisazioni che possono anche essere utili rispetto ad alcuni tratti ambigui che ci sono quando parliamo delle pratiche linguistiche della costruzione di un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di generi. Il titolo che ho dato nasce ovviamente da un posizionamento scientifico che è quello di una studiosa dei processi di apprendimento e di cambiamento all'interno delle organizzazioni, quindi non ho un'attenzione alle pratiche linguistiche da studiosa del linguaggio, ma da studiosa di quali sono i dispositivi di cambiamento dei modi di pensare e di agire all'interno delle organizzazioni. Qualcuno pensa che ci si occupa in qualità di pedagogisti soltanto dell'ambito scolastico, in realtà noi ci occupiamo anche di organizzazioni in ambito economico e manageriale, e tant'è vero che le considerazioni che oggi ho immaginato di portare nascono proprio da questo, nascono cioè da due studi che sono stati fatti. Uno è stata una review sistematica della letteratura che è presente in ambito manageriale e organizzativo sul tema della gender equity e delle pratiche disfunzionali che possono essere attuate all'interno dei contesti di lavoro organizzativi. Quindi c'è proprio un campo di studi e di ricerca che è, se vogliamo, anche cross-disciplinare, intersezionale, non è specifico solo ed esclusivamente di un settore, ma è trasversale a settore educativo, pedagogico, sociologico, organizzativo e soprattutto anche linguistico, che si occupa di studiare quali sono le pratiche distorte, tra cui anche le pratiche discorsive e conversazionali, e che si occupa di studiare quali sono i dispositivi che possono essere utilizzati per andare a sviluppare e a costruire delle culture organizzative che siano inclusive e rispettose delle differenze che possono essere presenti all'interno di quelle
specifiche istituzioni e organizzazioni. E oltre a questo primo studio, un altro studio a partire dal quale vi mostro alcuni esempi è stato condotto nell'arco degli ultimi 4 anni, non solo da me, ma da un vero e proprio gruppo di ricerca transdisciplinare, con degli studi che hanno coinvolto diverse organizzazioni presenti sul territorio nazionale e soprattutto diverse persone di spicco nell'ambito dello Human Resource Management, nell'ambito della dirigenza, nell'ambito anche delle istituzioni che producono conoscenza come le istituzioni universitarie, nell'ambito delle aziende tech e nell'ambito ovviamente delle start-up. All'interno di questo studio, che cosa volevamo conoscere? Quali sono i dispositivi che consentono di costruire un'organizzazione, che sia questa un'istituzione scolastico-accademica o che sia una microimpresa o che sia un'impresa macro, che consentono di appunto parlare di un clima di tipo inclusivo e di una cultura organizzativa di tipo accessibile e inclusivo. Quali sono le caratteristiche ovviamente di questo tipo di dispositivi e soprattutto che cosa ci restituiscono le nostre intervistate e i nostri intervistati rispetto alle pratiche distorte che possono essere più o meno distribuite all'interno delle culture organizzative. Rispetto a questi due macro studi, quello di cui vi presento oggi è semplicemente un accenno su quali sono le pratiche linguistiche che possono essere considerate distorte o comunque marginalizzanti o comunque percepite come foriere di stereotipi all'interno delle organizzazioni che sono emerse sia dalla review sistematica sia da questo studio che è stato condotto negli ultimi 4 anni. Perché studiamo le pratiche linguistiche? Ho fatto questa attenzione perché nella mia intenzione c'era un acknowledgement anche per tutte le studiose di linguistica che si occupano proprio di studiare l'uso sessista del linguaggio e della lingua italiana. Ce ne sono appunto anche all'interno della nostra università, così come ci sono studiose di pratiche conversazionali, di analisi della conversazione. L'attenzione con cui noi studiamo le pratiche linguistiche è perché partiamo dal presupposto, dall'assunto metodologico, che il linguaggio non è un campo inerte, ma è un campo attraverso il quale si esprimono e si reificano visioni distorte, pregiudizi, stereotipi, è stato detto anche prima, quindi non aggiungo niente rispetto a quello che abbiamo già detto, e che validare il linguaggio che utilizziamo e le pratiche linguistiche che possono essere presenti all'interno di un'organizzazione significa anche avviare una disamina di quali sono i modi di pensare e i significati taciti nascosti che albergano in quelle organizzazioni. Non solo, significa anche andare ad analizzare quali sono le relazioni di potere, le dissimmetrie, i rapporti chiaramente di potere espliciti ed impliciti, le interazioni e i sistemi di interazioni che in quella organizzazione sono più o meno condivisi, legittimati o comunque acquisiti e accettati. Il sapere scientifico, lo sottolineo, non è esente da questo discorso, le istituzioni accademiche non sono esenti da questo discorso e non sono esenti da questo studio su quali sono i rapporti di potere e le forme non validate di pensiero che sono reificate attraverso il linguaggio che adottiamo. Cambiare quindi le pratiche, analizzare e cambiare le pratiche linguistiche considerate non inclusive ma esclusive di un genere rispetto a un altro è, secondo questi assunti metodologici, un dispositivo di apprendimento organizzativo, è una forma di innovazione, non è una sensibilità culturale, ma è un vero e proprio dispositivo con cui si progetta e si implementa un piano di innovazione e di cambiamento all'interno di una organizzazione. Da questa ricerca, quali sono, per esempio, tra l'altro una delle intervistate era una rettrice che attualmente ha un incarico di governance molto importante, quali sono le principali distorsioni sociolinguistiche, così le abbiamo categorizzate secondo la teoria dell'apprendimento trasformativo a cui facciamo riferimento, cioè le forme di stigmatizzazione linguistica o di uso stereotipato del linguaggio che più emergevano nelle interviste condotte con le partecipanti all'interno di questo studio. Prima di tutto le dissimmetrie, un uso universale di simmetrie grammaticali, così le abbiamo la
letteratura le definisce, cioè un uso universale del maschile per indicare le posizioni di leadership, soprattutto nei siti istituzionali, il manager, il CEO, il boss, il caporeparto, il buddy, il professore e la professoressa. Quel che ha detto la professoressa Viviani prima è giusto. Mi verrebbe da dire un professore che appunto vede sul proprio profilo istituzionale il termine ricercatrice o professoressa subito segnalerebbe questo come un errore tecnico. Perché diamo per assunto che invece una professoressa o una ricercatrice dovrebbe accettare la forma declinata al maschile singolare come universalmente valida? Perché fa parte di una cultura organizzativa legittimata e a cui siamo tutti quanti bene o male abituati, che scegliamo comunque di adottare, di fare propria. È possibile cambiarla? Sì, non è una questione di attenzione culturale o di sensibilità, è una questione di apprendimento organizzativo e di cambiamento. Un'altra delle distorsioni sociolinguistiche che veniva ad essere presentata era l'utilizzo del maschile plurale nelle comunicazioni formali, ma anche nelle comunicazioni informali, e poi soprattutto l'abuso del nome proprio. Molte delle intervistate che avevano incarichi di governance importanti ci dicevano che fino ai 40 anni venivano chiamate per nome, eterne ragazze, cioè mai assunte rispetto al ruolo professionale che invece rivestivano. Oppure in alcuni casi si utilizzava in modo esteso l'articolo determinativo prima del loro cognome. Nel mio caso sarei la Romano, una sorta di entità praticamente, e uno potrebbe dire, beh, ma è una pratica linguistica. Se fosse solo una pratica linguistica neutra, allora doveva essere applicata anche al maschile. Invece è particolarmente prevalente nel linguaggio femminile e, scusate, nel riferimento delle professioniste all'interno delle organizzazioni. Punto principale di domanda: qual è l'effetto di queste dissimmetrie grammaticali? Sono neutre? No, reificano alcuni significati, reificano alcuni assunti impliciti che sicuramente reificano il fatto che le donne che rivestono incarichi di governance sono un'eccezionalità, mentre la prevalenza, la predominanza è quella di un accesso di tipo maschile, genderizzato sicuramente. Queste sono le forme legate alle pratiche linguistiche. Esistono poi altri effetti di delegittimazione e di depotenziamento che emergevano dalla ricerca e che avevano a che fare non solo con ciò che veniva detto, ma anche con l'atto perlocutorio, cioè anche con il locutorio, cioè anche con la forma interazionale, conversazionale con cui si esplicavano queste pratiche linguistiche. Quindi non era solo che cosa veniva detto, ma anche il come veniva detto. Ed erano frequenti alcuni effetti di delegittimazione e di depotenziamento: zittire, offendere, interrompere, in alcuni casi depotenziare il soggetto, delegittimandolo rispetto all'autorità con cui andava ad asserire quello che stava dicendo. Spesso sono molto in voga degli stereotipi nei luoghi di lavoro, per esempio l'attribuzione alle professioniste di caratteristiche di volubilità, di eccesso relazionale, di affettività. Altre volte è frequente la reificazione di una genderizzazione dei ruoli professionali, secondo cui le donne sarebbero più portate per alcuni ruoli e gli uomini per altri. E chiaramente in alcuni casi veniva, come dire, presa per assunto il fatto che in una logica meritocratica non si guarda al genere, ma si guarda alle competenze. Il problema è quando, per una sorta di effetto alone, per cui i comitati di chi dovrebbe decidere chi ha le competenze piuttosto che no sono composto da solo uomini, si va a incentivare una forma dimostrativa e particolarmente assertiva nelle professioniste donne. Quindi queste strategie hanno degli effetti a breve, a medio e a lungo termine, e sicuramente esiste una genderizzazione delle professioni. Vado verso la conclusione. Come vi ho detto che questo tipo di studio ha riguardato per 4 anni organizzazioni piccole, microimprese, medie imprese, addirittura una multinazionale di cruising, in realtà si può estendere alcune di queste pratiche linguistiche distorte, alcune forme disfunzionali anche all'università, come che non è esente da questo ordine di potere, oppure anche ai dipartimenti stessi. E vi faccio qui degli esempi delle distorsioni che ancora in
invadono il campo dello studio delle pratiche linguistiche e dei dispositivi di organi di costruzione di organizzazioni di tipo inclusivo. Uno, che queste strategie praticamente in realtà sono mettere in atto delle strategie di visibilità, di rappresentabilità, siano soltanto soggette alla sensibilità dei singoli. È meglio lasciarle alla sensibilità degli individui per una forma di economia linguistica. Bene, se ci fossero delle condizioni paritarie, non dovremmo lasciarle alla sensibilità, non è un problema di sensibilità. Uno, questo è un campo di studi, di ricerca scientifica. Due, l'università non è un'organizzazione esente da logiche di potere ed esente anche da forme di invisibilità di alcuni rispetto ad altri. Oppure che praticamente l'attenzione ad un uso del linguaggio rispettoso delle differenze è una questione di politically correct. Ancora una volta non c'entra. Ci sono degli studiosi che afferiscono a vari campi disciplinari che si occupano di studiare quali sono un uso non stereotipato e non esclusivo del linguaggio e delle pratiche linguistiche ad esse connessi. Oppure ancora, e questo è uno dei più belli, studiare dispositivi di gender equity o come si costruiscono pratiche di inclusive management e per studiosi o studiose femministi o femministe. Non c'è ideologia in questa, c'è ricerca scientifica, va bene, con il rigore empirico e metodologico, e soprattutto non è attivismo scientifico, ma è fare ricerca che sia utile per produrre cambiamento a breve, medio e lungo termine e a breve, medio e lungo raggio all'interno di contesti organizzativi. L'ultima, il plurale maschile è rappresentativo della collettività. No, esistono delle forme di nomi collettivi che possono essere utilizzati. Vado appunto sulla conclusione rispetto a questo e aggiungo questo. Le strategie di visibilità non servono per dare voce a categorie marginalizzate, fanno parte della costruzione di contesti inclusivi. Se esistono condizioni di accesso equo per tutti, non esistono categorie protette, deboli, che richiedono di essere rappresentate, protette o difese. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa che è nell'interesse di una certa sottomarginale comunità, ma stiamo parlando di un qualcosa che ha a che fare con gli obiettivi di sviluppo inclusivo che noi stessi vogliamo realizzare. E quindi le linee guida in questo senso non sono un atto di sensibilità, sono un passo verso l'innovazione. E non lo stiamo facendo solo perché anche altre università lo fanno, ma perché questa è un'università ed è un'organizzazione che è in grado di progettare il proprio cambiamento, anche alla luce delle considerazioni, delle sollecitazioni che vengono dalle diverse componenti della comunità accademica che la popolano. Ultimo, e rilancio con le domande, quando scegliamo alcune espressioni piuttosto che altre, chi abbiamo in mente? Quando io utilizzo l'intestazione di un'email, mi chiedo sempre a chi sto parlando, di chi sto parlando, con chi sto parlando. E infine, in che modo ciò che dico, quando lo dico, nel mio posizionamento scientifico e professionale può contribuire o meno ad una certa visibilità, ad una certa rappresentabilità oppure a un certo rafforzamento di un ordine simbolico di potere in modo inconsapevole. Vi lascio con un'espressione che non è mia, ma è di Annalisa Murgia: il solo modo per riconoscere le parole giuste è guardare se fanno giustizia. Grazie. Grazie, grazie mille ad Alessandra per tutti questi spunti di riflessione che ci ha lanciato con la sua presentazione. E lascerei adesso la parola alla professoressa Maria Dolores Santos, anche lei componente del nostro tavolo. Prego, Maria. Sì, grazie Alessandra. Sì. Ringrazio anch'io per il supporto istituzionale da parte del Rettore, il Direttore Generale e la Presidente del CUP. Ringrazio anche a tutte e tutti i partecipanti, perché penso sia un segnale importante quello che sta succedendo oggi per vincere la resistenza di cui si è parlato stamattina e andare verso il cambiamento. Grazie Alessandra Romano anche perché questa ultima frase di giustizia mi collega bene con il diritto, no? Il diritto dovrebbe comunque tendere a fare giustizia. Il linguaggio giuridico offre ancora molte resistenze, no? Molte resistenze a questo cambiamento derivato dalle esigenze di genere.
perché è un linguaggio comunque radicato in una secolare tradizione di regole e patti sociali forgiati per gli uomini, da uomini e per uomini, che non hanno tenuto conto dell'altro sesso. Infatti è quasi tutto declinato al maschile, come diceva anche Alessandra Romano, come categoria generale universale. I soggetti di sesso maschile sono ben rappresentati, che siano cittadini, che siano lavoratori, che siano imprenditori, contraenti, proprietari. Che fine fanno le donne nel diritto? Allora, alcune resistenze potrebbero essere anche giustificate da un linguaggio speciale, un linguaggio anche astratto e generale, no? Il linguaggio giuridico è un linguaggio astratto e generale per natura. Sebbene le norme giuridiche nascano astratte e generali, il pericolo che può comportare questa generalità è quella di mascherare, si diceva anche stamattina, la rappresentazione del sesso femminile. Questa rappresentazione del sesso femminile è diventata un'urgenza. Un'urgenza perché la lingua o linguaggio di genere sta irrompendo nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, al lavoro, oggi anche all'università. Quindi si capisce poco la resistenza del linguaggio giuridico, che potrebbe risultare del tutto pretestuosa, soprattutto quando il cambiamento risulta facilmente realizzabile. Diceva anche il rettore, anche un cambiamento banale. È possibile il cambiamento di una lingua speciale come quella giuridica? Allora, una prima risposta potrebbe essere quella che tiene conto dei differenti tipi di termini che troviamo nel diritto. Come è stato detto da una collega, anche lei giuslavorista come me, l'opportunità o meno di mantenere intatta la specialità del linguaggio normativo dipende dai termini che si vuole sottoporre a modifica. Se si tratta di termini tecnici, i cosiddetti termini concettuali o normativi che corrispondono solo a precise nozioni giuridiche, il cambiamento risulta complesso e forse lì è il lavoro, appunto, un lavoro molto più complesso, poiché non si riuscirebbe a reperire con facilità un equivalente nel lessico comune. Se si tratta di termini cosiddetti fattuali, che al contrario definiscono concetti giuridici meno astratti e noti al linguaggio comune, il cambiamento appare possibile. Appunto, i termini fattuali come uomo hanno un carattere dinamico e consentono una modifica abbastanza semplice del testo. Perché, e questo è un elemento che a volte si dimentica, la lingua nasce da un bisogno di comunicazione e relazione, come ci ha spiegato ora Alessandra Romano, ma così anche il diritto. Il dato linguistico delle norme continua a oscurare o cancellare i soggetti femminili tutte le volte che parlano solo al maschile. In questo modo, ad essere compromesso è anche uno dei caratteri più pregevoli del diritto, appunto il suo carattere relazionale, in quanto le norme sono soprattutto strumenti pensati e fatti al fine della convivenza. Allora, il deficit della rappresentazione dei soggetti femminili potrebbe essere colmato attraverso un uso più consapevole della lingua e delle norme, che conciliandosi con l'esigenza della sua semplificazione, riesca a dar voce a tutti e a tutte. Ed è una cosa che si può fare in modo anche abbastanza semplice. Il linguaggio, per esempio, della Costituzione, in alcuni contesti, abbandona il maschile universale per ricomprendere anche il femminile. Vuol dire che già allora le madri e i padri costituenti erano perfettamente consapevoli della necessità di rappresentare il genere e che quindi prima o poi avremmo dovuto fare i conti con le differenze che li accompagnano o contraddistinguono. Questo percorso indicato durante il processo costituente sta prendendo diverse strade, insisto, facilmente realizzabili. Un piccolo primo passo, come hanno detto, diceva Katia Di Rienzo, ma si è detto anche da Alessandra Bibiani, in realtà si sta già dando nel diritto, anche come conseguenza della presenza sempre più diffusa delle donne nel mondo giuridico. Faccio alcuni esempi di questi cambiamenti che sono facilmente realizzabili, che sono veramente semplici da fare. L'intervento legislativo, per esempio, volto a promuovere la sostituzione del termine uomo con quello di persona,
Quello è già una realtà e tanti testi normativi giuridici stanno appunto vincendo quella resistenza dell'origine per andare avanti a un termine che sia veramente inclusivo, che sia veramente neutro, che non nasconda il maschile. Il linguaggio, secondo esempio, il linguaggio nello spazio giuspubblicistico, le circolari, le norme che regolano le istituzioni, come stiamo vedendo anche oggi con queste linee guida e tutti gli esempi che ci ha mostrato la professoressa Viviani, Alessandra Viviani. E stanno come hanno detto loro, mostrando come questo strumento è importante per la non discriminazione, perché dietro alle parole appunto c'è un ragionamento, c'è un approccio. È importante che ci sia una corrispondenza tra la lingua e la realtà che sta nominando. E se la realtà è plurale, se la realtà, come diceva Cecilia Robustelli, ci sono due sessi, allora il linguaggio deve anche esserlo. Collegato con questo ultimo, appunto, quello che dicevo delle professioni giuridiche tendono sempre di più a ricorrere al femminile. È anche una questione di abitudine, è vero, è anche una questione di abitudine, di pratica, ma anche di superare la ormai vecchia idea che il femminile significhi un disvalore, perché a volte c'è ancora, no, questo pregiudizio. Tra l'altro, la stessa realtà è quella che ci dice che c'è una forte femminilizzazione delle professioni giuridiche e questo spinge per la necessità di nominarle al femminile. Vediamo, le studentesse a giurisprudenza sono sempre di più, aumentano il numero di studentesse rispetto agli studenti. L'avvocata, la giudice, la magistratura, appunto, ha sempre un volto più femminile. Ce lo dicono i numeri. L'ufficio statistico del Consiglio Superiore della Magistratura mostra la prevalenza del numero di donne. 4.500 magistrate di sesso maschile e 500-300 magistrate di sesso femminile, pari al 54% circa. Sono dati dell'anno scorso. La femminilizzazione della magistratura è un fenomeno che accomuna la grandissima parte degli stati europei. In base al rapporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia del Consiglio d'Europa di un paio d'anni fa, possiamo osservare che l'Italia, quanto alla distribuzione di genere della magistratura, è perfettamente nella media degli stati considerati. Se in Spagna abbiamo l'identica percentuale, 53%, in Francia il rapporto è ancora più accentuato, un 64% sono donne. La giudice italiana Paola Di Nicola, nel suo libro La giudice, con questo titolo, La giudice al femminile, fa emergere che un'idea di uguaglianza di genere tutt'altro che scontata, non coincide con l'annullamento delle differenze. Parlava stamattina Maria Teresa della differenza di genere, ma che questa riceve impulso e ricchezza come uno stile irrinunciabile, non solo per rendere visibile e autonoma la sua presenza e quella delle altre donne in magistratura, ma anche perché gli uomini si liberano definitivamente da quel ruolo pesante che storicamente li pone come paradigma e modello per l'altro genere. E in questo senso, e concludo, la narrazione del lavoro, ho parlato delle professioni giuridiche, ma in generale del mondo del lavoro, del suo diritto, il diritto del lavoro, il ramo del diritto del quale mi occupo, si sta aprendo al femminile. Lo fa nominando un femminile che si confronta con il maschile e che scoperchia un vaso di bisogni differenti. Tempi di lavoro differente, pratiche e azioni femminili che sboccano, per esempio, nei cosiddetti diritti di conciliazione tra vita e lavoro, rendendo il lavoro alla fine un luogo più umano e civile per tutti e per tutte. Perché alla fine è questo che vuol dire l'inclusione. Uscire dal uno per arricchire il lavoro, per arricchire il diritto, per arricchire il mondo in generale con le differenze di genere, delle quali il linguaggio deve tener conto se non vuole restare ancorato in un passato superato dalla realtà. E io mi fermerei qui, darei la parola a Elisa, ora magari Alessandra e Ilenia, e magari se volete poi nel dibattito possiamo continuare. Grazie. Grazie, grazie Lola. E sì, appunto adesso passo molto volentieri la parola a Elisa Bacco e Ilenia Costa,
che sono state animatrici del nostro tavolo sul linguaggio, e credo che sia importante sottolineare il fatto che questo tavolo ha visto la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità studentesca, ricercatrici, personale dell'amministrazione e appunto studentesse. Le voglio veramente ringraziare per l'impegno che hanno profuso in questi mesi e vi assicuro che non vi è nessuna retorica e nessuna piaggeria nel dire che veramente il tavolo e il prodotto delle linee guida devono al loro contributo molto dell'esistenza e del fatto stesso che si sia arrivati a questo risultato. Quindi grazie ancora e a voi la parola. Prego, Elisa, credo per prima. Sì, 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 grazie mille. E io devo ammettere, c'è grande emozione, infatti mi ero fatto un discorso che chissà, ricorderò, non è detto. Però intanto almeno sappiamo che sicuramente vogliamo ringraziare tutte, parlo anche a nome di Ilenia quando dico che è stato un piacere per noi far parte di questo tavolo. E soprattutto vedere come ci siamo confrontate, mettendo dentro esperienze, riflessioni, anche le nostre stesse capacità di giudizio, no, rispetto a quello che potevamo vedere e che potevamo quindi interpretare come forse degno di nota. Dire forse questa cosa qua potremmo cercare di capirla, analizzarla meglio. Ecco che quindi per noi è stato assolutamente un piacere e provvedo a condividere. Questa cosa l'ho detta prima perché altrimenti so che con la condivisione non vi avrei più visto e di conseguenza era meglio vedervi in faccia. Ora ditemi se la condivisione sta arrivando. Sì, si vede. Elisa, si vede bene. Perfetto. Allora, in realtà con Ilenia volevamo cercare di fare una piccola riflessione rispetto alla parte social, perché effettivamente è un obiettivo che si è aggiunto, possiamo dire, al tavolo. Inizialmente ci siamo incontrate con l'obiettivo di dire cerchiamo di arrivare con un prodotto finito, cerchiamo di arrivare con delle linee guida che possono essere operative per tutti coloro che vorranno effettivamente cercare di cambiare il loro linguaggio. Ecco che poi un po' alla volta ci siamo rese conto, però soprattutto anche rispetto all'anno che abbiamo vissuto, perché è chiaro, è un anno in cui non siamo più riusciti ad avere tutti quei contatti, tutti quei luoghi in cui forse la comunicazione verbale faccia a faccia era effettivamente una delle prime con cui venivamo a incontrarci. Di conseguenza forse fare anche un passaggio all'interno dei social per capire come la comunicazione all'interno di queste piattaforme e possiamo dire nella parte virtuale in generale è indubbiamente una comunicazione primaria che necessita anche questa di avere una valutazione, una sua analisi, una trasformazione. Ecco che infatti vogliamo valutare quanto cercare di andare a rendere prioritario anche un linguaggio diverso nel come ci esprimiamo all'interno dei social è strettamente correlato alla fine al dimostrare la nostra identità, al poter esprimere una nostra identità, ma anche a poter accogliere quella degli altri. Infatti vogliamo fare questo ragionamento. Siamo partiti da un tavolo virtuale perché, ripeto, insomma, questo anno sicuramente l'abbiamo vissuto tutti e tutte allo stesso modo, quindi ci siamo confrontati, conosciuti all'interno di Meet, Zoom e chi più ne ha più ne metta, però poi allo stesso tempo forse abbiamo trovato la chiave per dire ok, questo è un tavolo virtuale tra persone che si sono coinvolte per una passione, per una voglia di arrivare a un obiettivo. Però forse c'è anche un secondo obiettivo, quello di far sì che questo argomento diventi un argomento sociale. Quindi passare da un tavolo social, perché ovviamente per le piattaforme che stiamo utilizzando, ma con una connotazione profondamente sociale, che possa effettivamente riunire tutti e tutte all'interno della comunità studentesca e non all'interno del personale tecnico, amministrativo, docente, bibliotecario, per far sì che tutti e tutte possiamo sentirci parte di questo processo di cambiamento e quindi rendere le nostre pagine un luogo di incontro per dire scambiamoci riflessioni, scambiamo quello che possiamo sapere, scambiamoci anche criticità su quello con cui veniamo effettivamente incontro. Ecco che quindi il passaggio che abbiamo fatto è stato questo. Ovviamente però il modo in cui vogliamo agire è un modo che cerca di andare a incontrare diversi obiettivi e diverse riflessioni, quindi dalle linee guida che potranno essere utilizzate in ambito cartaceo o in ambito virtuale online, quello che si avrà, anche semplicemente valutando le altre attività di altre
università che si sono effettivamente adoperate per i vari progetti, quindi pensare anche a delle collaborazioni progettuali tra di noi, oltre a vedere anche come vi sono gruppi e comunità sociali che effettivamente impegnate all'interno di questa causa promuovono una comunicazione diversa all'interno dei social, fino ad arrivare alle numerose ricerche di studiosi e studiosi in varie discipline che testimoniano l'importanza di valutare il linguaggio, perché in realtà andando effettivamente a definire un linguaggio diverso, stiamo facendo un'azione veramente sostanziale di come poi potremo vedere la realtà, interpretarla, conoscerla, diffonderla. Ecco che quindi noi ci posizioniamo all'interno di un progetto ibrido. È un progetto che va a convogliare volontà, ambizioni diverse, con strumenti diversi, ma che effettivamente spingono tutte all'interno della stessa direzione. Quindi andare ad accogliere questa realtà complessa, dove se andassimo in realtà a semplificarla, andremo ad accentuare, ad alimentare una valutazione erronea, distorta, stereotipata, andremo ad aumentare quindi discriminazioni che tuttora vediamo e che invece tuttora è necessario un po' alla volta estirpare. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Mi riallaccio all'intervento che ha appena concluso Elisa per parlarvi di come il linguaggio possa diventare inclusivo anche sui social e sul come e perché dovremmo utilizzarlo. Molto spesso, infatti, riteniamo che il linguaggio inclusivo sia associato esclusivamente, riferito sempre all'ambito social e online, associato soltanto alla schwa, ma in realtà vediamo come l'utilizzo della schwa, su internet sia poco diffuso per la motivazione principale che si lega al fatto di non trovare questo simbolo fonetico direttamente nella nostra tastiera e quindi può diventare me me meccanico e anche difficoltoso andarlo a ricercare sempre all'interno dei simboli particolari e di conseguenza si continua ad utilizzare magari il maschile neutro in maniera anche da indicare gli altri generi, ma in realtà esistono diverse accortezze che potremmo utilizzare per rendere il linguaggio inclusivo anche online. Infatti, dobbiamo anche ricordare il fatto che online il linguaggio è prevalentemente scritto, quindi essendo un linguaggio scritto ci dà la possibilità di utilizzarlo anche in maniera più creativa per poterlo rendere il più inclusivo possibile, per estendere quindi questa rappresentatività linguistica anche a quei gruppi che normalmente purtroppo tendiamo ancora ad escludere per una mancanza di inclusività linguistica. Quindi possiamo utilizzare delle diverse accortezze senza doverci inventare nulla per rendere il linguaggio più inclusivo online, ma in che modo? Ad esempio, utilizzando come esempio appunto la parola amico, possiamo utilizzare come desinenza l'asterisco, ma non solo l'asterisco, possiamo utilizzare anche la Y separata da un trattino dalla X, ma ancora un trattino basso, o semplicemente un 3, ma anche una e commerciale, una ampersand, quindi vediamo come tutti questi simboli sono facilmente rintracciabili sulla nostra tastiera e senza un minimo sforzo potremmo rendere più inclusivo quelle parole, quei sostantivi, quegli aggettivi che normalmente definiamo soltanto al maschile per evitare quindi di andare a ricercare magari il simbolo della schwa o per mancanza anche di strumenti che pensiamo di non avere a disposizione per rendere il linguaggio più inclusivo, quando invece basterebbe un semplice gesto per rendere il linguaggio più inclusivo e più rappresentativo. Passando poi al secondo interrogativo, ovvero sul perché dovremmo utilizzare il linguaggio inclusivo e soprattutto il linguaggio inclusivo online, ho voluto qui riportare le parole di una linguista e traduttrice che è molto attiva sui social e ha studiato come il linguaggio inclusivo possa essere anche declinato nella sua modalità online e alla domanda sul perché il linguaggio inclusivo debba essere utilizzato online, qual è la sua utilità, il suo scopo, risponde dicendo che dovremmo prendere la questione per quello che dice di noi, della nostra società e delle persone multiformi e multicolori che la compongono. Infatti dobbiamo sempre ricordare, come diceva
dicevano le altre colleghe del tavolo, che il linguaggio è un atto di identità. Io definirei come il più forte atto di identità, perché attraverso il linguaggio definiamo noi stessi e andiamo a proiettare al di fuori di noi quello che vogliamo essere e come vogliamo definirci. Quindi, se già linguisticamente non riusciamo a definire noi stessi, come potremmo poi definire la nostra identità in ambito lavorativo, nelle relazioni interpersonali con le altre persone? È quindi necessario andare ad operare un linguaggio che possa rappresentare noi stessi. In particolar modo online vediamo come vogliamo condividere con chi ci segue, chi siamo, utilizzando materiale fotografico oppure video, ma se associamo a tutto questo materiale un linguaggio che poi va a definire magari chi ci segue, ma non chi siamo veramente, non la nostra vera identità, allora dobbiamo interrogarci se quel materiale che abbiamo condiviso effettivamente rappresenta noi stessi, effettivamente parla di noi. Infatti, vorrei concludere dicendo che, passando alla prossima slide, che sì, se vogliamo parlare di noi, di social, mostrare veramente chi siamo a chi ci segue, perché quindi continuiamo ad utilizzare, magari per abitudine, nonostante abbiamo dietro l'intenzione di voler utilizzare effettivamente il linguaggio inclusivo, un linguaggio che però effettivamente finisce per non parlare di noi. Alla fine di questo intervento vorrei poi anche appellarmi, a nome mio, di Lisa, ma anche di tutte le altre componenti del tavolo, per innanzitutto seguirci, invitarvi a seguirci sui social, quindi sulla nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Inoltre anche a scriverci alla nostra email generi.linguaggio@onisi.it per eventuali suggerimenti, consigli, materiale che vorreste vedere sulle nostre pagine social. E poi vorremmo anche invitarvi a partecipare attivamente alla creazione di nuovo materiale sul linguaggio e sul suo rapporto con i generi da pubblicare poi sulle nostre pagine social. Quindi chi volesse attivarsi all'interno di queste pagine social per poterle gestire, per poterci quindi dare nuovi stimoli, nuovi interventi creativi, noi siamo totalmente aperti e anzi saremmo curiosi di sapere qual è il feedback, quali sono appunto gli argomenti che vorresti inserire all'interno di questo progetto. Quindi non esortate a contattarci, vi esortiamo appunto a contattarci e non esitate a farvi sentire, perché ci tengo a sottolineare che il linguaggio è uno spazio innanzitutto democratico, di confronto, e non abbiamo la pretesa di insegnare come il linguaggio debba essere utilizzato o in maniera quindi sovraordinata ed imposta dall'alto. È uno spazio di confronto, di creatività e di crescita insieme. Quindi non abbiate paura e non esitate a dirci la vostra. Grazie. Grazie, grazie mille a Ilenia e a Elisa. Io vorrei anche io invitare tutte le colleghe, tutti i colleghi, la componente studentesca a partecipare appunto al sondaggio sul linguaggio inclusivo. Perché per noi, per il tavolo, i risultati che otterremo dall'analisi appunto di questi questionari sono particolarmente importanti per andare ad individuare i prossimi passaggi, le prossime attività che il tavolo organizzerà appunto sul tema dell'uso del linguaggio inclusivo al di là o meglio a supporto delle linee guida. A questo punto, anche se siamo andati un pochino in avanti, diciamo con l'orario, vorrei invitare tutte le persone che stanno partecipando a esprimere la propria opinione, fare dei commenti o rivolgere delle domande alle relatrici e al direttore generale, al rettore, non so se è ancora collegato con noi. E vi invito, come ha detto Ilenia, assolutamente a mettervi in contatto con il tavolo proprio
con proposte anche di nuove occasioni di confronto e di dibattito su questi temi. Anche qualunque segnalazione che poi potesse riguardare le bozze delle linee guida, laddove ci fossero dei suggerimenti, dei cambiamenti da apportare. Vorremmo che fosse un lavoro il più partecipato possibile. Io sto guardando la chat per vedere se ci sono Ci delle sarebbe domande. Roberta Bencini che chiede la parola. Posso Prego, darle? prego. Certo, assolutamente, prego. Sì, buongiorno. Ora mi scuso, non mi vedete, molti di voi non mi conoscono. E niente, volevo prima di tutto ringraziarvi perché io non ero a conoscenza di questo tavolo, sono un po' un fantasma nell'università in questo momento. Grazie perché avete detto delle cose molto interessanti. Io sono dipendente dell'università da 31 anni, ma sono anche un libero professionista, sono un counselor e nell'ultimo mese mi ha colpito molto quello che diceva la dottoressa Ferraro perché è importante il riconoscimento delle differenze di genere. Anche proprio per prevenire le violenze di genere, perché nell'ultimo mese ho avuto 10 clienti con violenze gravi a livello domestico, cioè con partner che le hanno picchiate e così via. Quindi diciamo che il problema è presente, è molto presente veramente in Italia e quindi mi è sembrato veramente molto bello che venissero create queste bozze, queste linee guida. Sicuramente vi seguirò sia su Instagram che su Facebook e vi ringrazio di avermi dato questa grandissima opportunità. E ritengo che il linguaggio veramente sia importantissimo perché chiaramente il linguaggio appunto è un grande atto di identità, come diceva prima la dottoressa, perché le parole sono un'energia potente. E effettivamente anche a livello di laurea, ho una laurea in ostetricia, una laurea magistrale in giurisprudenza e quando mi sono laureata anche in ostetricia eravamo tutte donne, ci hanno detto che eravamo, complimenti, dottori in ostetricia, ovviamente, pur essendo eravamo tutte donne. E così in giurisprudenza, la stessa cosa, no? Lei è un dottore magistrale in giurisprudenza. E anche all'epoca ci ho fatto molto caso e mi ha colpito veramente tanto tanto questa cosa perché credo che sia importante un linguaggio di genere e doveva essere portato veramente così alla luce del sole perché è una cosa veramente interessante. Vi ringrazio veramente, veramente tantissimo. Volevo dire questo. Grazie. Grazie, grazie mille per l'intervento e per l'entusiasmo, diciamo, che c'è dietro all'intervento, di cui sicuramente il tema del linguaggio di genere e della lotta alla discriminazione ha molto bisogno. Come diceva giustamente Alessandra Romano, non è una questione di essere femministe o attiviste, ma è una questione di fare delle scelte e posizionarsi verso ciò che riteniamo sia giusto. Non so se ci sono altre persone che vogliono intervenire. Posso, Alessandra? No, Ci mancherebbe, certamente sì. volevo soffermarmi su quanto ha detto Ilenia Costa, perché così faccio una riflessione molto così trasparente, no? Se volete un pensiero a voce alta, cercando anche di capire quale potrebbe essere la strategia migliore in generale per accomodare l'esigenza assolutamente doverosa di evitare qualsiasi forma di discriminazione e allo stesso tempo non trovare la resistenza di chi magari resiste soltanto per il fatto che ripetere studentesse e studenti, professoresse e professori, eccetera, eccetera, possa essere ritenuto, come dire, un inutile complicazione del linguaggio. Allora, quella riflessione fatta, ovviamente tutti noi conosciamo l'uso dell'asterisco, forse quella potrebbe davvero essere la strada, no? Trovare una formula che cambia molto la lingua, perché ci pensate, quella schwa,
scusate, o quell'asterisco finiscono quasi per introdurre nuove parole nel nostro vocabolario, però potrebbero essere la soluzione giusta. Quello che invece non è accettabile, e qui ritorno su una cosa che ho detto prima, è quando non abbiamo, cioè questo è il tema di sostituire il maschile neutro, no? Come mi sembra è stato chiamato, o il maschile generico, con un nome generico che non sia esplicitamente maschile. Poi dopo però c'è l'altro tema, e quando si fa esplicitamente riferimento ad una donna e si usa un termine maschile, ecco, su quello lì veramente bisognerebbe fare tanta attenzione, anche sopportare qualche l'uso di qualche parola che non è comunissima, credo che tutti, voglio dire, proprio per il fatto che c'è una prassi consolidata. Però vorrei anche aggiungere una cosa che ogni tanto condivido con gli amici o i colleghi con cui si parla di questo aspetto, che la lingua per definizione, a mio avviso, non ha regole, o meglio, le regole della lingua derivano, sono regole non imposte, sono regole che si costruiscono con l'uso. Quindi la lingua si evolve continuamente e non c'è nulla di male se improvvisamente diventassero di uso comune parole che attualmente non fanno parte del vocabolario collettivo, nella femminizzazione di nomi che sono così storicamente maschili, per cui il femminile a molti suona strano. Adesso non mi vengono in mente molti, ma credo che tutti noi abbiamo fatto l'esperienza che ci sono alcuni nomi che al maschile o al femminile non ci facciamo molto caso, no? Professore o professoressa, tutto sommato, professoressa è un termine più che comune. Nessuno si riferirebbe esplicitamente ad una donna chiamandola professore, mentre molti si riferirebbero, faccio un esempio che mi viene in mente perché è accaduto recentemente, mentre molti troverebbero strane riferirsi ad una donna chiamandola ministra, perché molti la chiamano ministro. Quindi quello che voglio dire è che non dovremmo temere di utilizzare parole femminilizzate anche in contesti dove magari il femminile non è immediatamente disponibile o non è immediatamente non ce l'abbiamo nelle nostre corde per una questione di retaggio storico, non per una questione di regole o di giustizia. E proprio perché le lingue si evolvono continuamente, quindi non dovremmo temere un'evoluzione anche in tal senso. Grazie Rettore. Volevo solo dire che con le colleghe del tavolo ci siamo molto interrogate sulla questione dell'asterisco e su che se dare o che spazio dare all'uso dell'asterisco, che in effetti nelle forme di comunicazione social, come ci ricordava Ilenia, è relativamente, e sottolineo relativamente, comune. Però la nostra scelta è stata di invece puntare sull'uso del femminile, da una parte perché l'uso del femminile consente di sottolineare l'esistenza del ruolo delle donne anche nel contesto accademico e per, come dire, dare rilevanza alla presenza delle studentesse, delle ricercatrici e via discorrendo, e dall'altra perché l'asterisco al momento attuale, perché come si diceva giustamente, la lingua è qualcosa che si evolve, non fa parte del nostro alfabeto e quindi diventa difficile, no? Individuarne l'uso in documenti che sono documenti di una pubblica amministrazione. Però sono d'accordo anch'io che
la maggiore creatività possiamo utilizzare e sicuramente più inclusivi e più inclusive riusciremo ad essere. Sì, scusami Alessandra, se posso intervenire ancora. C'è anche una questione di contesti diversi e magari di approcci diversi a seconda del contesto. Il contesto, come quello dell'esempio delle linee guida, di una lettera formale che parte da un'istituzione o da una sottoistituzione dell'istituzione universitaria, forse richiede e può richiedere senza particolare fastidio anche una comunicazione un pochino più, cioè può richiedere anche di sopportare la parola in più scritta per riconoscere che ci sono appunto e per dare uguale dignità alle due, ai due sessi in questo caso. Viceversa, in una versione un pochino più informale, come potrebbe essere il tema dei social a cui facevano riferimento le amiche che hanno parlato prima, ecco, in quel caso lì forse la versione semplificata potrebbe essere preferibile. Grazie. Io, se non ci sono ulteriori richieste di intervento, considerata anche l'ora, proporrei di aggiornarci al prossimo incontro che il tavolo organizzerà, con l'auspicio che possiate tutti e tutte partecipare ai nostri sondaggi e alle pagine social come dietro invito, diciamo, di Ilenia ed Elisa e del tavolo in generale.